Beh, mi sento lievemente colorato. Vero? Lunedì. Lunedì. Allora, questa è la mia versione riposata. Fra 3 giorni vedrete la mia versione spanata, perché saranno 3 giorni di riprese estreme. Estreme. Potreste dire estreme anche voi. Bellissima. Oddio. Ah, la cosa positiva di questa settimana, sapete, io sono un po' meteoropatico. Per fortuna il meteo è fantastico oggi. Preparo le attrezzature. Adesso sotto il diluvio torrenziale caricheremo la macchina. No, Dio, guarda quanto piove. Sì, vabbè, piove a vento. Caricare la macchina in modo comodo. Ecco, piove e indossiamo delle giacche. Questo è un chiaro segno che quello che state vedendo non è stato girato a giugno. Non potevamo farvi vedere questo backstage perché il videoclip di Ermal ancora non era uscito. Però è una lavorazione molto fica che meritava di essere raccontata. Quindi accolliamo questo salto nel passato fino al 9 aprile. La vita fa schifo. È il mio momento di andare. Che tempo del me. Dovevamo girare in esterni oggi. Invece è diventata interni. È arrivato Santucci. Faccio la domanda di rito, sei felice? No. Sì, vabbè, dai, sì, sì. Organizziamo. È arrivato Ermal. Oggi lo inzaccheriamo di polveri colorate. Una roba. Motore partito, vado e azione. Serviva qualcuno per fare il test al posto di Ermal. Io lo sapevo che finiva così. Che sexy. Ho richiesto che sul set fossero tutti incredibilmente sexy. Per questo ci stiamo vestendo con delle buste della monnezza. Aspetta, aspetta. Voglio essere sexy anch'io. Sono tutto una vibrazione. 3, 2, 1, vai. Magia. Non era male. Cosa abbiamo creato? Come va? Tutto bene? Beh, mi sento lievemente colorato. Vero? Un po' sì. Va bene, dai. È sempre un piacere non lavorare con Slim Dogs. È tutto finito, abbiamo smontato. Adesso andiamo via, basta, questa giornata è finita e si passa a... Domenic Held. Oggi è un giorno importante, è il giorno della Red Bull Softbox Race. Già, qui fa caldo e non indossavamo più le giacche. Questo perché il giorno della Softbox Race era il 24 giugno. Quindi questo video sarà un ping pong tra il passato e il presente. Però ne vale la pena. E oggi scopriremo se le nostre amiche pattinatrici ce la faranno a sfasciarsi col loro pattino a rotelle o se saranno delle campionesse. Io ho il fiatone di un ottantenne che fa le scale. Mi faceva notare Marco che lì sopra c'è la partenza della gara. Oggi Matteo Bruno si schianterà. Oggi anch'io scenderò con una macchinina. Posso dire una cosa? Che peccato finisca così il canale Cane Secco. Questa è la rampa, ragazzi. Se tu non fai la rampa, io ti licenzio. Questa invece è la camera che riprenderà la partenza. No! Due cose mi restano da capire. La prima, incontrare l'uomo degli actual che sarà il mio compare. E il secondo, si può vedere la macchinina. Zio, buongiorno. Buongiorno. Ma sai che ci tocca oggi? Lo so. Purtroppo. Sei tu quindi? Purtroppo sì. C'è anche il signor Franz. Ancora questi video, basta, smettila, vai a lavorare. Io mi accollo di guidare. Se tu guidi io dico le perché. Va bene, va bene. Perfetto. Matteo Bruno sta per lanciarsi con la macchinina della Red Bull. Allora, io faccio un po' di riassunto. La pista è lunga 436 metri. Questa potrebbe essere l'ultima volta che lo vediamo. Esatto. Va bene ragazzi, io vi farei salire a bordo. Mannaggia. La nostra Claudia alza il cartello se potete partire. E Bruno, via! Martedì. Sto già morendo. È prestissimo, sono tipo le 7 del mattino. Non si fa. Non si fa. Cioè, io mi sono svegliato alle 5:45. Sto scaricando. Chi è? Guarda dove ti ho portato. Bello, eh? Oggi io butto giù le pareti. Mi ho chiesto a Michael, c'hai una cassa Bluetooth? E lui è arrivato con quella. Facciamoci un'idea delle inquadrature. Un caffè? Sì, grazie. Matteo Bruno, Matteo Bruno. Nonna, ragazzi, 6 di mattina non se l'ho fatto. Ciao. Ma che cazzo?
fame. Senti, raccontaci un po' la situazione di oggi. Oggi giriamo con tre macchine da presa: l'Alfa 7S col grandangolone, due FS5 sempre della Sony con due 24-105. Per stare lì e... eh? Eh? Le prime che giriamo sono Ronin, sì. Una cosa fondamentale per oggi però è che ci saranno questi... quanti chili sono di polvere? 4 sacchi da 80. Ci sarà una tonnellata di polvere colorata che vola e quindi le macchine si rompono oggi. Mattia le sta vestendo da festa. Tu fotti, la macchina è ferma, vedi? Sa che... Marco, raccontaci cosa succede oggi. Praticamente oggi gireremo delle scene con 70 comparse e li sposti come su The Sims Immobili, è una cosa un po' inquietante. Guido persone. Che vuoi? Pulire. Ancora? Basta. Pulire. Basta. Io pulire. Dagli l'azione. Azione! Azione! Vedi di arrivare un po' più avanti, se arrivo? Riesce. Sì. 2 metri indietro. Azione! 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 Serve qui lo stretto. Azione! Azione! Stop! E stop! Azione! Stop! Stop! Stop. No! Come procede? Abbiamo appena iniziato e ancora non è esploso il colore, quindi per ora va tutto benissimo. Voglio fare un'intervista. Voi due oggi gestirete le folle, no? Perché poi si sa che Matteo è un campione. Come vi sentite a gestire tutte queste... Noi siamo i fratelli... gestori di folle. Io tra 10 minuti sono a petto nudo che mi rotolo per terra. Stavo per bordare! Adriano, lo faccio saltare in aria, guarda come sta agitato. Guarda come sta agitato. Non sta, ci sta capiccando. Tutto pazzo, adesso faccio scoppia tutto. Metto delle bombe al napalm. Che serve il capo. Non mi ero sporcato fino adesso, non mi ero sporcato. Bene, e quindi abbiamo finito ufficialmente. Ne siamo usciti vivi! State un attimo! Abbiamo un video Ermal! Ce l'abbiamo fatta! E dai, no? È tornato umano, non sei più uno zombie. Abbiamo portato a casa la giornata, siamo contenti. Vuoi chiudere tu la giornata? Chiudi tu questo video, forza! È stata una magnifica giornata! Fine riprese! Allora. Fine giornata! Fai un me, passiamo Matteo, a... Matteo, Matteo, mi vuole bene! Passiamo a... Devi coprirlo! No, c'è la faccia, però non è blu. Dio! Terribile! Vai, 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 vai! Dici, vai, vai, vai. Oh, oh, oh. Dai, 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 dai. Ragazzi, è impossibile! Neanche il salto! Leonardo, un'idea, scendi e spingi! Forza! Dai! Che disonore! Non si può fare nulla! Forza! Dai! Niente, zio, anche a Namo! È andata così! Sbragata, andata così. Era frenata comunque, c'è un complotto, mannaggia. Per me resta solo da sperare nelle nostre roller girls. Sono loro il vero onore di questa gara. Ho ribeccato loro, grandi. Ci vediamo tra poco, dai. Madonna, che fomento totale. Però che cazzo c'entrava Pacio Nero? Sono partita per... Ma due cose dovete capire.
sono completamente pazze. Ma allora, che cosa avete fatto? Una cosa dovete fare. Ma che ne so, ho detto io siamo partite. Hanno appena nominato i campioni. Urlano come i pazzi. Hanno fatto la premiazione. Sono un po' sorpreso del fatto che non ci sia Matteo Bruno tra i primi. Ma io sono stato il più veloce, il più eroico, il più tipo... divertente. Noi ci vediamo presto. Grazie a tutti. E così anche questo evento è finito. Io ho fatto schifo, il resto è stato molto bello. Basta, ciao. A sta botta mi ci sono proprio impegnato a fare un video che non ci si capiva niente. Però mi piace, non so perché, sto video mi piace, mi dà un senso di... Però mi sono accorto di una cosa curiosa. La parola che ho usato di più in questo video è stata mannaggia. Quindi commentate tutti con mannaggia. Voglio un'invasione di mannaggia. Mannaggia, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e dai, ci vediamo la prossima settimana.